Noi siamo quelli, come diceva San Paolo, che sappiamo sperare contro ogni speranza, spesso contro spera. Non ci spaventa, perché se ragionassimo in termini umani dovremmo dire che siamo già finiti, cioè, altro che Davide e Golia, una formica contro Golia. Ma noi sappiamo che Dio sa scrivere anche sui libri. E guardate, a me salva come speranza solo l'idea che un intervento sovrannaturale può accadere. E io mi ricordo, ero giovane, un ragazzo, quando qualcuno di voi si ricorderà Pax Havel, carta 77, quando lui, dissidente, era imprigionato, torturato, era il 1983, il periodo più cupo della repressione brezhneviana, sembrava una roba... Ma chi avrebbe mai immaginato che sei anni dopo, nell'89, lui sarebbe stato il primo presidente di una Cecoslovacchia libera, democratica, col muro di Berlino che non c'era più, e l'impero russo. Ma chi avrebbe mai pensato? Ma allora, soltanto questo, amici, può renderci liberi di fronte e non essere condizionati dall'esito. A me non interessa il risultato, non lo so, è la strategia giusta, non lo so. A me interessa solo di fare qualcosa per avere un domani, ed è l'unica preoccupazione che conta per me. Presentarmi davanti al Padre Eterno e dire: Signore, forse ho sbagliato, ho fatto tutto quello che potevo fare. Questo io voglio, per i miei figli, per i vostri figli e per i figli dei nostri nemici. È l'unica cosa che conta. E poi la salvezza personale, perché se a tutto questo discorso noi togliamo l'unica cosa che conta, Gesù Cristo, e la nostra salvezza personale, saremmo dei pazzi. Dei pazzi, dei pazzi. Degli illusi, dei veletari. Allora è importante che ciascuno con il proprio carisma, nelle circostanze in cui il buon Dio l'ha messo, cerchi di combattere per la verità. Poi ci sono altri modi. La comunità di difendere i nostri figli fa un lavoro encomiabile, di moral suasion, un lavoro prepolitico, lobbistico in senso buono, ed è giusto che sia così, non potrebbe essere altrimenti. Chi sceglie il bene politico, sceglie il bene politico. Ma non, l'unica cosa è avere presente che l'obiettivo è unico e che il divisore è soltanto il diavolo. Ja, Allen. Io chiudo approfittando di queste cose che non ho mai fatto prima, se c'è qualche cosa io lo faccio. Per affermare pubblicamente che io non ho mai pensato, neanche per un solo secondo, che l'opera encomiabile e direi missionaria di Massimo Gandolfini, che gli è costata in termini personali, professionali e familiari, sia stata mai dettata da un progetto personalistico o da desiderio di potere, o da qualcos'altro che non sia il desiderio di annunciare la verità. Poi possiamo sbagliare, tutti abbiamo i nostri difetti, sono, ho più difetti di tutti. Ma una cosa non ci dobbiamo permettere mai. Si può sbagliare, si può avere idee diverse, tutto. Mettere in dubbio la buona fede, questa mai. Grazie Gianfranco, e ho poco da dire perché moltissime delle cose che sono state, anzi posso dire tutte le cose che sono state dette e condivido. È chiaro che ci troviamo ad essere un piccolo resto e abbiamo davanti una prateria immensa, cioè abbiamo davanti un lavoro impressionante da ogni punto di vista, culturale, politico, educativo, e abbiamo anche un grosso lavoro dentro la Chiesa, per cui non è per nulla semplice riuscire a gestire con equilibrio tutte queste cose. E in fondo, ancora una volta, la storia della Chiesa ci
viene incontro. È certo che San Pietro la vedeva in un modo e San Paolo la vedeva in un altro. Eppure tanto San Pietro quanto San Paolo facevano riferimento all'elemento dell'unità che era il servizio alla verità. Noi giochiamo in modi certamente diversi, non soltanto legati alle persone. È chiaro che le persone hanno delle caratteristiche di storia, di vita, di cultura. Ma quando conclusi il Circo Massimo, usai quell'incipit, anzi veramente non ho chiusura, ma quella frase che sempre mi porto e che vorrei che vi portaste nel cuore, per trovare ogni giorno la voglia di rimetterci la faccia. Perché è chiaro che è dura, è difficilissima. Sapete quanto, vi potrei parlare della mia esperienza, sapete quanto è difficile interloquire con un ministro che sai benissimo che non pensa nulla di quello che tu stai dicendo e che sta cercando di mettere una mina qua, una tagliola di lì, una buca dall'altra parte, e che tu devi cercare di comprendere, di capire, di fare. C'è la grazia divina, indubitabilmente, però c'è anche la debolezza umana, come diceva Gian Franco, possiamo certamente sbagliare. E quindi è davvero una battaglia difficile. Però se con onestà, lealtà e grande voglia di collaborazione, pur scegliendo magari strategie che sono fra di loro non diverse, ma differenti, facciamo questo servizio, certamente il Signore ci aiuterà. E quindi a noi la battaglia. Addio, vittoria! Ecco, questo sono i